Sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo la nostra giornata adorando la Santissima Trinità. Mio Dio, io credo, spero, adoro e ti amo. E ti domando perdono per quelli che non credono, non sperano, non adorano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti adoro profondamente. E ti offro il preziosissimo corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda il tuo Spirito sulla terra, fa abitare lo Spirito Santo nel cuore di tutti i popoli, affinché sempre preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signore tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguine. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. Amen. L'atto di fede, mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la vita eterna o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. L'atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meditarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. L'atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.